Bella a tutti ragazzi e bentornati qui con me sul mio canale. Oggi vi porto una partita che vi avevo promesso qualche tempo fa, non so se l'avete vista già su Instagram. Avevo postato una foto con un 100 più e vi avevo detto non vi svelo nulla, non vi faccio sapere con che arma, non è la solita RPD che uso in shipment, ma è un'altra arma. Ed ebbene sì, è il fucile a pompa V2000, no non è vero, V1200, e ci devasta tutto il shipment, ragazzi. Non pensavo, penso questa qui credo fosse la mia seconda o terza partita in shipment con il fucile a pompa, e devo dire che è stato un successo. Devo ancora capire come muovermi e adesso sto imparando, perché sto usando anche l'altro fucile a pompa che non mi ricordo il nome, però M1403, e quindi devo imparare a muovermi, perché spesso esco dal, come vedrete in questa partita, esco dal quadrato centrale, ecco da qui dove sono morto, dal quadrato centrale, però sbaglio, nel senso che devo stare attento dove è il loro spawn, perché spesso qui morire, no. Perché appena esci da lì gli avversari sono troppo lontani per il fucile a pompa, o meglio sono troppo lontani per il fucile a pompa in questo Call of Duty, perché in altri Call of Duty li faresti secchi senza problemi, tipo in MW2 avrei preso lo SPAS e con lo SPAS li fai fuori, non dico across the map, ma con lo SPAS becchi bello lontano, soprattutto se eri in grado di usare quella specie di... non era un bug o un trucco, però era lo sparare bello di morto, dando quel leggero tocco di mira. Questo, come ho fatto a non ucciderlo, credete? Quando dico che non lo becchi neanche a 10 metri. E quel leggero tocco di mira e poi spari. Non so se ce l'avete presente sullo SPAS, ma funzionava che era una figata, ragazzi. Cioè, tu davi giusto un accenno, ma proprio premevi un pelo L1 o R1, secondo se c'avevi la mira sul grilletto o sopra. Però credo che l'avessimo tutti sopra, perché non c'erano i grilletti, solo quei tre. E poi sparavi. Lui iniziava a zoomare e poi dava il colpo secco, bam, e arrivava lontanissimo, cioè per non parlare per esempio dei model che davano di quelle legnate allucinanti o dei ranger che le hanno messi anche qua, devo sbloccarli, però vabbè. Oppure addirittura del come cavolo si chiamava quell'altro, quello automatico, la A12, anche quello devastante. Ci ho fatto anche una MOAB su MW3, quindi cioè dovrei andarla a rivedere, ragazzi, quella partita era epica, in quella mappa là che c'era il castello medievale, vabbè, non mi ricordo, no non era medievale, però vabbè, era medievale. E insomma, il fucile a pompa in questo gioco è un pelo non scarso, però chiaramente non ha lo stesso valore delle armi, perché colpisce troppo da vicino, anche perché è strana la cosa, perché mentre su MW2 l'hanno messo come arma secondaria, quindi lo puoi usare sempre, perché lo metti al posto delle pistoline, lo metti come arma secondaria, e quando entri in casa ci spari la legnata con questo coso che è devastante. Viceversa, sugli altri giochi è sempre un'arma principale, quindi dovrebbe essere, a mio avviso, dovevano impostarlo in un altro modo, cioè nel senso dovevano dargli più danno in questo gioco che lo puoi usare come arma principale, piuttosto che nel MW2 che è una secondaria, che dici vabbè lo uso solo in alcune occasioni. Invece a quanto pare hanno fatto altri tipi di ragionamenti. Potevano certamente, secondo me, facciarli e darmi di portata soprattutto, perché ogni tanto li manco da... Vabbè che non avevo la fibra, quindi adesso ho la fibra, non funziona ancora perfettamente, nel senso che ogni tanto
non sono, mi chiedete perché, laggo, nel senso che se guardo alcune partite, entro ad esempio, non so se vi è mai capitato, entro 3 volte dalle porte, cioè tu entri, poi ti rivedi entrare, poi ti rivedi entrare un'altra volta, dici, c'è qualcosa che non va. Ah, qui è finito, no, dicevo, se questo non muore da 1,5 m. E appunto vi stavo dicendo, ogni tanto laggo, quindi mi sembra strano con la fibra, non so se è lag compensation o robe simili, però mi pare strano, ecco. Viceversa, quando funzionerà bene, in teoria non dovrei più laggare, non dovrei più mancare la gente, piuttosto che sparare un caricatore intero e non uccidere, perché la cosa che mi accorgo più facilmente che sto laggando è quella: ad esempio, prendi una K47, spari a un uomo in orizzontale, te ne accorgi perché gli spari mentre lui sta correndo su una linea retta, ma in orizzontale rispetto a te, cioè non so se mi sono spiegato, nel senso, lui corre da destra verso sinistra dello schermo, per capirci. E non lo uccidi con un caricatore intero, e quindi vuol dire che non gli stai sparando addosso, gli stai sparando dietro rispetto a dove si trova lui. E di certo io non mi metto a sparargli indietro di proposito, quindi è evidente che ogni tanto mi capita di laggare. Ecco, queste sono, penso, ecco, le uniche 2 kill, una, e forse ne faccio un'altra che faccio con la K, non so perché l'ho tirato su, ecco, due, no, tre. Sì, tre, le uniche tre che faccio con la K, e tra l'altro, come avevo già detto l'altra volta, è quasi una fregatura, perché quando uccidi qualcuno con la K, quando uccidi qualcuno con la K appena rotto di scatole, perché sto dicendo una cavolata. Quando vai oltre le 7 kill in shipment è pure una rottura di scatole, perché ti porti dietro l'elicottero e se non riesci a tirarlo non inizi una nuova serie, quindi è una rottura veramente di scatole allucinante. E nulla, ecco, così mo si camperano tutti là di PC. Va bene, quindi il punto di oggi era portarvi un Overcenter nuovamente, con un'altra arma. E ancora una volta, ragazzi, si vede comunque la differenza tra un gioco vecchio stile e quelli nuovi, perché io credo che negli ultimi COD non sono mai riuscito a fare un Overcenter, ma proprio mai, nel senso che, da che ricordi io, COD 5 sì, su MW2 sì, su MW3 sì, su Black Ops sì, su Black Ops 2 non ci ho mai giocato perché laggavo ai pazzi e quindi non ci ho mai giocato, e basta. Da lì in poi, quindi Black Ops 3, che è Infinity, Ghost, Future, Extreme, Super Mega Warfare, non sono mai riuscito a fare un Overcenter. Certo, non è l'unica cosa che chiaramente uno dice, giudico il gioco per quello, però è divertente, cioè fai una marea di kill in una sola partita, a me diverte, cioè finire le partite, anche per dire, giocavo magari anche bene, ma finirle 30-10 non me ne faccio niente, sinceramente, cioè non è quello che piace a me, cioè preferisco morire anche qui, ma qui sarà morto, adesso vediamo come finisce la partita, sarò morto sicuramente una quarantina di volte, però mi sono divertito di brutto, ecco. E a me questo piace, nei nuovi COD non c'è tutta questa adrenalina che si crea come in questo gioco, e non è che serva tanto, cioè a me bastava avere un gioco, come penso di aver già detto anche in altri gameplay, ma no, forse non l'ho detto perché in effetti ho smesso di fare i video 2 o 3 anni fa, quindi già lì di COD non lo portavo più perché non c'era più COD, non ci giocavo più perché non mi piacevano più. Quindi non so se ve l'ho mai detto, ma comunque in un gioco come questo ci sono, e lo vedete sempre, lo vedete praticamente in quasi tutte le mappe, si vede questa cosa, è proprio una distinzione abbastanza netta. Ci sono 3 vie principali e tu per passare da una parte all'altra della mappa devi fare una di quelle 3 vie. Spesso infatti rimani incastrato, nel senso che se provi a fare una
cioè, se ci sono persone appostate su tutte e tre le linee, fai fatica a giocare. Però è anche, tra virgolette, il bello di questo gioco, nel senso che ci sono le tre linee, se tu sai giocare bene e riesci a giocare bene, blocchi gli avversari. Tolta sta mappa che è chiaramente un quadrato, ma comunque anche qui, in qualunque direzione guardi, sono tre linee, quella centrale e quella e le due laterali. Chiaramente è deforme, nel senso che essendo, vedete anche qui, una davanti a me e due ai lati. Comunque sia, ci sono tre linee. Quelle nuove ci sono 3 milioni di linee. La gente può saltare, volare, arrampicarsi ai muri e diventa impossibile stare lì. Comunque, il risultato finale è, adesso ve lo dico, a questo fare, appena sono così pure devo tirarlo fuori, va bene, questo fa la kill. 101-48, quindi ratio comunque più di 2. E spero che vi sia piaciuto il video e come al solito ci vediamo con i prossimi video. Bella!